Ciao a tutti e benvenuti nella prima puntata del podcast Vita di Sissi, un podcast in cui seguiamo le tappe salienti della vita di Elisabetta Wittelsbach, duchessa in Baviera, divenuta da giovanissima sovrana dell'impero austro-ungarico e passata alla storia per la sua chioma da record e il suo culto della bellezza al limite del patologico. Ho già parlato in passato di Elisabetta, della sua straordinaria capigliatura e delle prime tappe della sua vita, in alcuni video che vi lascio linkati in descrizione. Ma in questo podcast voglio ripartire da zero andando ad ampliare ulteriormente le tappe della sua vita e approfondendo ancora di più determinati argomenti. Quasi tutti conosciamo Sissi grazie a la trilogia sfarzosa e un po' diabetica in cui la principessa viene interpretata da Romy Schneider. Ma in realtà la vita di Sissi fu tutt'altro che rose e fiori, fu molto molto complicata e imperlata di contrasti e tragedie. Capitolo 1. I genitori di Sissi. Prima di parlare di Sissi è necessario fare un piccolo focus sui suoi genitori. Elisabetta è figlia della duchessa Ludovica di Baviera, figlia minore del re Massimiliano Giuseppe di Baviera e del duca Massimiliano in Baviera, detto Max. Teniamo ben presente questa distinzione di titoli. Ludovica è duchessa di Baviera, mentre Massimiliano è duca in Baviera. Massimiliano, infatti, discende da un ramo cadetto della famiglia, quindi un ramo secondario, e non appartiene alla discendenza principale del sovrano bavarese. Prima di proseguire, dobbiamo tenere presente una cosa importante. Per molti secoli, il matrimonio è stato l'equivalente di un contratto che avesse lo scopo di garantire solide alleanze politiche, stabilità economica e prestigio di rango. Il matrimonio per amore nelle classi nobiliari era un evento rarissimo. L'amore, infatti, era un privilegio ad appannaggio delle classi sociali più basse che avevano meno da perdere da un'unione poco conveniente dal punto di vista politico ed economico. Quindi l'amore, di fatto, era un qualcosa a cui uomini e donne dell'aristocrazia dovevano rinunciare il nome del blasone. Allo stesso modo, il matrimonio tra Max e Ludovica non è un matrimonio d'amore, ma un contratto di interesse. La loro unione, infatti, non va a destabilizzare l'equilibrio politico della Baviera e permette, dal lato di Ludovica, di mantenere i propri possedimenti e le proprie rendite nell'ambito della famiglia, mentre dal lato di Massimiliano di acquisire quel prestigio araldico che i suoi natali, in quanto discendente cadetto al ramo principale, non gli hanno offerto. Questo però vuol dire anche altro. Perché dalla prospettiva di Ludovica e dalla prospettiva sociale in generale, il matrimonio non è considerato particolarmente propizio per Ludovica, che può vantare di avere tutte sorelle che sono andate in spose a dei sovrani o dei futuri tali diventando regine. Elisabetta, la maggiore, ha infatti sposato il re Federico Guglielmo IV di Prussia. Amalia ha sposato il re Giovanni di Sassonia. E Maria ha sposato il successore di Giovanni, Federico Augusto II. Come ulteriore prestigio, poi, la sorella Sofia è andata in sposa all'arciduca Francesco Carlo, che all'epoca è destinato a diventare imperatore d'Austria, conducendo quindi la donna dritta dritta nel cuore della corte imperiale d'Asburgo. Ludovica, invece, si ritrova a sposare un duca in Baviera. Ci rendiamo anche noi conto che dal punto di vista del prestigio sociale questa è una leggera discesa lungo i gradini della scala sociale, perché appunto sposa una persona di un rango leggermente inferiore. Se mettiamo poi in conto che nel giorno del matrimonio Massimiliano le dice chiaramente "io non ti amo e non ho nessuna intenzione di amarti", comprendiamo bene come non ci siano assolutamente le basi per un matrimonio felice. Nonostante i coniugi si mal sopportino reciprocamente, rispettano però appieno i loro doveri di coppia nobiliare e mettono al mondo ben 10 figli. Il problema principale nella vita di Ludovica e Max è che Massimiliano va a seminare figli illegittimi un po' dappertutto e addirittura
due dei suoi figli illegittimi possono pranzare quotidianamente con lui, mentre i figli illegittimi, quindi i figli che lui ha avuto da Ludovica, per essere accolti a pranzo in sua presenza, devono chiedere il permesso. Questa è una cosa che socialmente viene considerata molto disdicevole, perché secondo la mentalità del tempo si fa una netta distinzione e i figli legittimi dovrebbero avere più valore rispetto a quelli illegittimi. Max però non ha mai dato molto peso a quelle che sono le consuetudini, infatti non è una persona con aspirazioni di scalata sociale. È piuttosto una persona felice di suonare la sua cetra, di bere buona birra e di fare le sue battute di caccia, pratica alla quale è molto appassionato. I primi anni di matrimonio sono dunque molto difficili per Ludovica, che si sente denigrata, respinta e umiliata dai costanti tradimenti del marito. Ai figli racconterà in seguito che trascorre il giorno del suo primo anniversario piangendo tutto il tempo per l'infelicità. Ci vogliono ben 50 anni di matrimonio prima che il duca Max si decida a trattare la moglie con gentilezza e con più affetto, portando in casa una certa serenità coniugale. Capitolo 2. I fratelli e le sorelle di Sissi. Come abbiamo accennato, Ludovica e Max hanno ben 10 figli, dei quali due però muoiono in tenera età. Il primogenito è Ludovico Guglielmo, detto Luis, destinato ad ereditare il titolo di duca in Baviera del padre. Luis, forse proprio grazie all'educazione bucolica ricevuta da Max, sposa Henriette, una borghese, per la precisione un'attrice, di cui è perdutamente innamorato da anni. Matrimoni di questo tipo sono molto mal visti al tempo, prendono il nome di matrimoni morganatici e solitamente portano la famiglia a diseredare e disconoscere chi li pratica. Ludovico convive a lungo con la ragazza e riconosce i bambini che ha da lei, nell'indifferenza generale della famiglia, la quale comunque non si preoccupa di questo rapporto. Il problema sorge quando l'uomo informa i familiari di voler sposare Henriette, perché si scatena giustamente tutto un polverone di dissenso e paradossalmente è Ludovica, che di norma è sempre così attaccata alle tradizioni e al bisogno di scalata sociale, a schierarsi dalla parte del figlio e lottare con lui, probabilmente per offrirgli quella gioia che a lei è sempre stata negata di sposare la persona che amava, o forse perché già vedeva l'infelicità di Sissi, che è già diventata imperatrice da diverso tempo, e quindi garantirgli la possibilità di sposare Henriette. Il prezzo dell'amore per Ludovico è di rinunciare al diritto di primogenitura e conseguentemente ai cospicui introiti economici che questo comporta. Poco dopo la nascita del secondogenito e appena poco prima del matrimonio, il nonno di Ludovico, il re Massimiliano di Baviera, quindi il padre di Ludovica, insignisce Henriette del titolo di baronessa di Wallersee, così da tamponare almeno parzialmente lo scandalo di questa unione tra un nobile e una borghese. Nonostante questo, però, l'atteggiamento sprezzante di tutti nei confronti di Henriette non cambia. E questo spinge Sissi a parteggiare sempre per la cognata, nata borghese, in quanto la stima profondamente come persona. Noi sappiamo che Sissi, nei limiti comunque della mentalità del tempo, è sempre stata una donna piuttosto anticonformista, che non si abbassava, non si piegava alle consuetudini quando riteneva che non avessero senso, e questa è una dimostrazione del suo fortissimo carattere al riguardo. Il secondogenito di Max e Ludovica, Guglielmo Carlo, purtroppo muore a soli 3 mesi. La terzogenita è Elena Carolina Teresa, detta Nenè, originariamente prescelta per diventare la futura imperatrice d'Austria. Elena è docile, mite e religiosa, e molti oggi si domandano cosa ne sarebbe stato dell'impero se Francesco Giuseppe non avesse deciso arbitrariamente e contrariamente al parere di tutti di sposare Elisabetta invece di Elena. Dopo la tragedia sociale di vederla scartata per la sorella minore, Ludovica si premura di trovare ad Elena un altro partito.
La risposta giunge nella figura del principe Massimiliano di Turno Taxis. I due giovani provano un immediato e vivido interesse reciproco, che si trasforma presto in amore, sfociando in uno dei rarissimi matrimoni in cui affetto e interesse socio-economico seguono la stessa direzione. Purtroppo il matrimonio ha vita breve, perché neanche 10 anni dopo il principe muore, stroncato da una grave malattia, a poche settimane dalla nascita del quarto figlio. Elena si dispera per anni, trovando consolazione soltanto nella sua fede religiosa, che va rinsaldandosi sempre di più, e in grandi e continue opere di carità verso i poveri e gli ammalati. Elisabetta Eugenia Amalia, ossia la nostra Sissi, è quindi la quartogenita della coppia. Carlo Teodoro, detto Gakel, ossia Pulcino, è il quintogenito. Come tutti i membri maschi della famiglia Wittelsbach, entra nell'esercito, diventando maestro di cavalleria e comandante del primo squadrone nel primo reggimento corazzieri fino al 1866, quando lascia la vita militare e rinuncia alla pensione cospicua che potrebbe fornirgli. Con la rinuncia alla primogenitura di Ludovico è Carlo Teodoro ad ereditare il titolo paterno di duca in Baviera. Carlo sposa la principessa Sofia di Sassonia, dalla quale ha una figlia, ma appena 2 anni dopo la nascita della bambina, la donna, che è appena 22enne, muore, lasciando Carlo Teodoro vedovo e la figlia orfana. Probabilmente è questo lutto a generare nell'uomo il bisogno di rendersi utile per il prossimo e non limitarsi ad amministrare i propri possedimenti, scegliendo così di diventare medico, cosa che ovviamente genera scandalo in tutta la famiglia. Le critiche però non demoralizzano Carlo Teodoro e, incoraggiato anche dai suoi docenti, alla fine l'uomo riesce a diventare un medico. Si risposa con la giovanissima principessa Maria José di Braganza, che è appena sedicenne, e apre ben presto uno studio nel castello di Possenhofen, dove cura malati dei dintorni spesso gratuitamente. Il suo talento gli vale una fama che si allarga ben presto a macchia d'olio e lo studio diventa sempre più invaso da pazienti di tutte le classi sociali. Carlo Teodoro non si risparmia mai, le sue giornate sono piene di lavoro, logoranti, e alla fine purtroppo l'uomo si ammala. Per il bene della sua salute, l'intera famiglia, che nel frattempo si è allargata perché Maria José ha dato alla luce altre 2 bambine, si trasferisce a Mentone, dove finalmente il duca trova un ambiente di lavoro più sereno che lo renderà estremamente famoso. Maria Sofia Amalia è la sesta figlia andata in sposa al re Francesco II del Regno di Napoli e delle 2 Sicilie e passata alla storia con l'appellativo di eroina di Gaeta. Non intendo soffermarmi su di lei in questa sede, poiché ho in programma di realizzare una puntata interamente dedicata alla sua figura come speciale conclusivo di questo podcast su Sissi. Matilde Ludovica, chiamata affettuosamente Spatz, che significa passerotto, è la settima figlia. Sposa il cognato di Maria Sofia, Luigi Conte di Trani, dal quale ha un'unica figlia. Matilda purtroppo soffre spesso di crisi depressive, una caratteristica comune un po' a tutti i membri della famiglia Wittelsbach, a causa anche dei matrimoni tra consanguinei. E un po' anche a causa della vita vuota e priva di scopi a cui vengono, diciamo, condannate le donne nobili del tempo. A 46 anni Matilde rimane vedova. Probabilmente il marito si suicida, ma non si sono mai trovate prove per confermare o smentire questa ipotesi. Matilde è l'ultima dei fratelli Wittelsbach a morire nel 1925. Massimiliano, che muore infante, è l'ottavo figlio. Sofia Carlotta Augusta è la nona figlia, in famiglia è chiamata Soferl, ma non sono riuscita a recuperare la traduzione di questa parola. Bella quanto la sorella imperatrice, Sofia Carlotta ha molti pretendenti sin da giovanissima, tra cui il cugino Ludovico II, destinato a diventare sovrano di Baviera, a cui Sissi è sempre stata molto legata. Ludovico è un animo sensibile ed eccentrico, che vive in un mondo di sogni del tutto dissociato dalla realtà.
Dopo un certo periodo di tempo in cui dedica poesie e lettere accurate a Sofia, decide di rompere il fidanzamento senza nemmeno dare una spiegazione. La ragazza in realtà ne è felice, perché è stanca di aspettare che lui si decida a fissare una data per le nozze. Qualche tempo dopo, infatti, Sofia Carlotta sposa Ferdinando d'Orléans, dal quale ha due figli. Purtroppo anche Sofia, come Matilde e come la maggior parte dei parenti di Sissi, è afflitta da gravi crisi depressive, alle quali il marito, che ci teneva molto a lei, non riesce a porre rimedio pur provandole tutte. Alla fine la donna viene ricoverata in una clinica psichiatrica, dove i suoi disturbi vengono imputati ad un'irritazione cerebrale causata dalla scarlattina, non essendo ancora conosciute le problematiche ereditarie causate dai molteplici matrimoni tra consanguinei. Uscita dalla clinica, Sofia Carlotta decide di diventare una suora domenicana laica e dedicarsi ad opere di carità con il nome di Suor Maria Maddalena. Durante una fiera di beneficenza parigina, a cui partecipa anche lei, scoppia un incendio e mentre tutti fuggono, Sofia Carlotta si prodiga a salvare le donne che stanno lavorando in sua compagnia, venendo divorata dalle fiamme. Il suo corpo viene così ritrovato carbonizzato, così carbonizzato che l'unico modo per identificarla è la dentatura. Suo marito le sopravvive per ben 13 anni. Massimiliano Emanuele, chiamato Mapperl, è il decimo e ultimo figlio. Da ragazzo si innamora della principessa Amalia di Sassonia-Coburgo-Coeri, che però è già promessa in sposa al principe Leopoldo Massimiliano Giuseppe di Wittelsbach, il quale però è innamorato di Gisella, la secondogenita di Sissi e Franz. Questa catena amorosa, che ricorda molto una telenovela spagnola, viene ben presto risolta proprio grazie all'intervento di Sissi, che trova il sistema di sciogliere il fidanzamento tra Leopoldo e Amalia e quindi fa fidanzare la propria figlia con Leopoldo e il proprio fratello con Amalia, lavorando attivamente per organizzare anche le nozze. Il matrimonio tra i due è amore autentico, ma purtroppo di breve durata. Dopo tre figli, Massimiliano muore ad appena 42 anni e sua moglie Amalia, distrutta dal dolore, lo raggiunge nella tomba appena un anno dopo. Capitolo 3. Nascita di Sissi. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, Sissi è la quarta figlia di Ludovica e Max. Nasce il 24 dicembre nel 1837 a Monaco di Baviera intorno alle 22:30. Il nome completo di Sissi è Elisabetta Amalia Eugenia. Il nome Elisabetta le viene imposto in onore alla sua madrina, zia Elisabetta, regina di Prussia, primogenita delle sorelle di Ludovica. Sissi nasce con una particolarità: in bocca le è già spuntato un dentino, che viene conservato e attualmente è esposto al Sissi Museum, un museo aperto a Vienna nel 2004 interamente dedicato alla carismatica e indimenticabile figura dell'imperatrice. Nascere con un dentino già spuntato al tempo viene interpretato come un buon auspicio, un simbolo di fortuna e di grandi eventi felici che attraverseranno la vita del bambino. Ma in realtà la vera fortuna di Sissi è quella di nascere in una famiglia nobile, perché al tempo nascere alla vigilia o a Natale viene considerato peccato. I bambini nati in questi giorni sono considerati automaticamente dei peccatori e di norma vengono uccisi, o comunque se non vengono uccisi si dà per scontato che avranno una vita fortemente infelice per aver commesso il grave peccato di nascere nel giorno della nascita del Signore. Se Sissi non fosse stata figlia di duca, ma di comuni cittadini, probabilmente non sarebbe arrivata viva all'alba del giorno dopo, oppure avrebbe avuto una vita all'insegna dei soprusi, delle ingiurie e della malevolenza delle persone intorno a lei, che avrebbero imputato alla sua nascita peccaminosa eventi del tutto slegati dal controllo di un bambino, come gelate fuori stagione, siccità, alluvioni, malattie, morti premature o difficilmente spiegabili dalla medicina del tempo. A noi può sembrare una cosa strana e quasi medievale questa visione delle cose, ma dobbiamo ricordare che la scienza del tempo
è una scienza comunque ancora ai primordi, che è molto influenzata dalle superstizioni originatesi e rinsaldatesi nella cultura popolare nei tempi e nei secoli passati. E soprattutto dobbiamo tenere conto del fatto che la maggior parte della popolazione era comunque analfabeta e quindi non aveva accesso a determinate competenze. E di conseguenza certe superstizioni tendevano a venire tramandate in modo molto più preponderante di come può avvenire adesso. Capitolo 4: I primi anni di Sissi. Dell'infanzia di Sissi non c'è molto da dire, perché in realtà la natura bucolica del padre e il fatto che la madre si dedicasse principalmente all'educazione dei figli permettono sia a Sissi sia ai suoi fratelli di vivere un'infanzia libera e spensierata. Io vi ricordo che Max è un duca di un ramo cadetto, quindi la presenza della famiglia agli eventi di corte non è così necessaria come sarebbe stata se loro discendessero dal ramo principale della famiglia reale. È vero che lo discendono da parte di Ludovica. Secondo la cultura del tempo, non è tanto la discendenza materna ad avere valore, ma è la discendenza paterna. Se fosse stato Max il figlio del re di Baviera, allora la famiglia avrebbe dovuto seguire tutta una serie di protocolli ed essere presente a corte, mentre essendo Ludovica la figlia, diciamo che la famiglia si adeguava al livello sociale del padre e quindi Max, discendendo da un ramo secondario, ha trasmesso, diciamo, questa inferiorità di rango al resto della famiglia. Anche per questo motivo l'educazione dei figli di Ludovica e Max è piuttosto essenziale. Potremmo dire che rispetto agli standard della nobiltà del tempo è anche un pochino carente. Tutti i figli parlano principalmente il dialetto bavarese. E Sissi e Nenè spesso conversano in inglese perché questo permette loro di mantenere segrete le loro confidenze reciproche, pur parlandone in una stanza dove ci sono altre persone. Se sentite dei rumori, scusatemi, è il gatto che sta continuando a girare e rigirare sul cuscino. Fino ai 15 anni la vita di Sissi sostanzialmente si consuma tra la stesura di poesie, escursioni a cavallo e passeggiate in montagna con il padre e i fratelli. In particolare sono da ricordare le estati a Possenhofen, un castello che il duca Max acquista nel 1834 ed è una proprietà a cui tutti i figli di Ludovica e Max resteranno sempre molto legati e al quale torneranno spesso, sia per rivedersi in un clima familiare sereno, tranquillo, più intimo, sia quando avranno dei problemi che li affliggono, proprio per ritrovare un po' quel contatto con la genuinità e con quel passato felice che hanno condiviso tutti insieme. Capitolo 5: Il primo amore di Sissi. Quando Sissi ha circa 13 anni, si innamora per la prima volta. Il suo primo amore è il conte Richard, un dipendente stipendiato del padre. Nonostante la famiglia di Elisabetta non ci tenga particolarmente alle distinzioni di classe e infatti frequenti senza problemi anche persone di ceto sociale molto basso, Max, infatti, è molto amato dai contadini proprio perché non ha un atteggiamento spocchioso o di superiorità nei loro confronti. Un amore tra Sissi, che è comunque duchessa in Baviera, e questo conte, che in sostanza è un dipendente del padre, viene molto mal visto. E questo spinge il duca Max, probabilmente pressato da Ludovica, che aspira per la figlia a un matrimonio socialmente migliore, ad allontanare il ragazzo, dandogli un'altra mansione altrove. Questo allontanamento getta Sissi nel più terribile sconforto, perché giustamente è la sua prima cotta, è una ragazzina. Questa cosa genera grande, grande infelicità. Sissi dedica molte poesie a questo primo amore, non solo in gioventù, ma anche in età adulta. L'infelicità peggiore però arriva qualche anno dopo, quando questo ragazzo ritorna, ma è gravemente malato e muore. Questa è la prima volta in cui la morte si affaccia nella vita di Sissi. Ludovica prova allora a trovare un partito per Sissi in primavera, in modo da farle dimenticare questo dolore, questo lutto e farla andare avanti.
decide di sondare il terreno e rivolge le proprie attenzioni al secondogenito di Re Giovanni di Sassonia, il principe Giorgio, forse nella convinzione che appunto un fidanzamento avrebbe alleviato le pene d'amore della ragazza. Però al riguardo non nutre particolari speranze nella riuscita dell'impresa. In una lettera, infatti, la duchessa scrive: "Sarebbe davvero una fortuna per me sapere se sì al sicuro da voi. Purtroppo la cosa non mi sembra probabile. L'unico nel quale, infatti, si potrebbe porre speranza, ben difficilmente penserà a lei. Prima di tutto, è molto in dubbio che lei gli piaccia, perché sì, è carina, è ancora molto fresca, ma in realtà non possiede nessuna attrattiva." Può apparirci scandaloso che una madre parli in questi termini della propria figlia, denigrandone l'aspetto e le capacità e giudicandola come se fosse un semplice pezzo di carne sul banco del macellaio. Ma dobbiamo contestualizzare la lettera nel pensiero del tempo. Le donne sono e saranno, fino ai primi del Novecento, una sorta di moneta in grado di vincolare famiglie e patrimoni. Sono dunque uno strumento e si ritengono uno strumento, il cui unico scopo è attrarre un buon partito e generare un erede in grado di portare avanti la linea dinastica. Bisogna inoltre ricordare che, anche se Sissi è passata alla storia come una, se non la più grande, bellezza ottocentesca, nella famiglia Wittelsbach e secondo i canoni del tempo, la bella di casa è Elena. Mentre Sissi è semplicemente un brutto anatroccolo scapestrato che ama cavalcare, andare a pesca e arrampicarsi in montagna come un maschiaccio. Come previsto da Ludovica, Sissi in primavera fa ritorno da Dresda senza aver concluso alcun fidanzamento e oltretutto è ancora abbattuta. Ma mentre Ludovica si preoccupa di risollevare il morale di Sissi, il clima della famiglia subisce uno scossone a causa dell'arrivo di una lettera. Vedremo come questa lettera sarà l'origine di tutta una serie di eventi che cambieranno la storia nel prossimo episodio. Quindi noi per il momento ci fermiamo qui. Io spero che questo primo contenuto vi sia piaciuto. In descrizione trovate tutte le fonti da cui ho raccolto le informazioni, caso mai vi interessasse procurarvi i testi che ho letto, e troverete anche dei siti di riferimento con tutta una serie di approfondimenti. Quindi io vi saluto e vi auguro una buona giornata.